Bossari, Aida Jespica sorprende il conduttore, inaspettata dichiarazione. Daniele Bossari, la grande amicizia con Aida Jespica, la venezuelana si svela e sorprende. Possiamo finalmente affermare che tra Daniele e Aida è nata una bellissima amicizia. All'interno della Flower SPA si respira una bellissima atmosfera. I due sono molto complici e pur non avendo molte cose da fare, riescono sempre a trovare il modo per non annoiarsi. Durante la cena regalata dal Grande Fratello VIP, in onore del compleanno di Lorenzo Flaherty, i due hanno continuato a raccontarsi con il cuore in mano. A quanto pare, la Jespica si è lasciata andare ad una inaspettata dichiarazione nei confronti del conduttore. All'inizio della loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, Bossari e la venezuelana non sembravano andare affatto d'accordo. Ad oggi, però, le cose stanno diversamente e la bellissima concorrente del reality show lo ammette senza giri di parole. Grande Fratello VIP, Bossari e Aida, la Jespica spiazza Daniele, importante rivelazione. Aida Jespica ha sentito il bisogno di rivelare a Daniele una delle sue attuali paure. Io penso che se poi torniamo lunedì di là, tu ti allontanerai da me. Te lo giuro, l'ho pensato e ho detto no. Sto bene. Mi trasmetti energia proprio di quella che voglio, che è quella di cui ho bisogno. Mi piace. Tu sei positivo. Peccato che non sia stato così dall'inizio. Con te è diverso, mi fai stare tranquilla, a mio agio, proprio bello. Di fronte a tali parole, Bossari non ha certo potuto far finta di niente. Il conduttore è rimasto molto colpito dalla dichiarazione della venezuelana e forse, non se lo aspettava nemmeno. Aida Jespica e Daniele Bossari, una gran bella amicizia al Grande Fratello VIP. Aida e Daniele si divertono molto insieme e tra le tante cose, hanno anche trovato il modo di conoscersi sempre di più. Di fronte alle parole della Jespica, Bossari è rimasto piacevolmente colpito. Ci siamo conosciuti, ci stiamo conoscendo. Anche io ho bisogno di questa cosa. Mi fa molto piacere. Quello che mi dici mi fa veramente piacere perché è reciproca la cosa.